Caccia egiziani continuano a martellare le postazioni dell'ISIS a Derna, mentre caccia libici, fedeli all'autoproclamato governo islamico che controlla Tripoli, hanno colpito l'aeroporto di Zintan, città a sud della capitale. I miliziani del califfato islamico, dopo aver trucidato i 21 egiziani copti, hanno sequestrato altri 35 lavoratori egiziani. In Libia ormai il caos è totale. Attorno a Sirte, la città controllata dall'ISIS, si stanno concentrando le brigate fedeli all'autoproclamato governo islamico, proveranno a liberare la città. Fonti locali hanno riferito che i jihadisti dell'ISIS starebbero impedendo agli abitanti di fuggire, non è escluso che li vogliano usare come scudi umani. Il consiglio della Shura dei Mujahideen di Derna ha promesso una dura reazione ai raid aerei egiziani che vanno avanti da domenica notte come rappresaglia per la brutale esecuzione dei 21 egiziani copti. E alla vigilia della riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi si appella all'ONU chiedendo di adottare subito una risoluzione per un intervento internazionale in Libia. La diplomazia è al lavoro con la Francia che tira le fila del negoziato. Si punta a una risoluzione che potrebbe essere il primo passo verso la nascita di una coalizione di paesi incaricati di un intervento stabilizzatore. Ne potrebbero far parte, oltre a Italia e Francia, anche Gran Bretagna, Germania, Spagna. La situazione è delicata perché i militari filogovernativi libici, quelli fedeli al governo di Tobruk, sembrano intenzionati a chiudere la partita non solo con i jihadisti dell'ISIS e di Ansar al-Sharia, ma anche con i miliziani dell'operazione Alba che controllano la capitale Tripoli, dove hanno instaurato un loro governo e un loro parlamento. La partita è dunque intricatissima e mentre la comunità internazionale si interroga sulla strada da seguire in Libia, le violenze in Medio Oriente non si arrestano. In Iraq i jihadisti dello Stato Islamico hanno bruciato vive 45 persone ad al-Baghdadi, cittadina della Valle dell'Anbar, a un pugno di chilometri da dove 320 marines americani stanno addestrando i soldati della 7ª divisione irachena.